Piero Giampietro, capogruppo in comune di Pescara del PD, siamo qui lungo via Pantini perché avete fatto come centro-sinistra, avete voluto questa conferenza stampa. Ma cosa c'è di nuovo sotto il sole o sotto gli alberi, è il caso di dire? C'è di nuovo che tutti ricordiamo quando il 31 maggio le ruspe del comune abbatterono alcuni alberi in questo pezzo della riserva d'Annunziana, quasi a sorpresa, perché comunque erano già noti questi progetti, ma non la tempistica così all'improvviso. Ebbene, quell'abbattimento in quel modo non poteva essere fatto. Non lo diciamo noi, lo dicono i carabinieri forestali che hanno scritto al comune di Pescara perché mancava l'autorizzazione della regione, in quanto questa è una trasformazione di un bosco. Questa informazione crediamo che fosse necessario che il comune la desse ai pescaresi, perché nel momento in cui si chiede giustamente ai pescaresi di partecipare alla rinascita della pineta, poi purtroppo vittima di quel brutale incendio, bene, vanno messe le cose in chiaro e nel patto di collaborazione che il comune chiede ai cittadini deve esserci anche la trasparenza, deve esserci anche l'assunzione di responsabilità e soprattutto la missione e la responsabilità, l'impegno a dire come fatto quel giorno non potrà più succedere. Ma dunque il cantiere è stato sospeso? I carabinieri chiedono nella missiva data al comune la sospensione dei lavori. Chiaramente oggi i problemi sono altri nella pineta, ma tutto fa pensare che in realtà i lavori non sono stati sospesi per un atto di, come dire, di generosità della giunta, ma perché appunto i carabinieri ne hanno chiesto la sospensione. Quanti alberi dovranno essere ancora tagliati? Il progetto presentato, l'ultimo progetto presentato dalla Giunta parlava di 20 abbattimenti, qui ne sono stati abbattuti in quella mattina a sorpresa una decina. Adesso capiremo, chiederemo al Comune e alla Giunta cosa vorrà fare, perché c'è un'autorizzazione non data da parte della Regione e c'è sicuramente qualche notizia in più che vogliamo avere.